si rigira, si torna al cinema per il prossimo film. Ehi, mamma. Sebby ha 15 anni e vive con la madre che ama in una casa molto piccola. Spesso riceve duri colpi a scuola e si rifugia tra i rifiuti, dove tra le sue mani cose morte riprendono vita, perché ha il potere di creare. Lì si sente libero, ma è solo. Sebastian, senta pure un flax. Il suo distacco aumenta man mano che il mondo sembra rimpicciolirsi intorno a sé, fino a che un giorno si ritrova completamente senza amici, senza nessuno su cui contare, eccetto sua madre. Ma quando anche lei lo delude, il mondo di Sebby va in pezzi. Sono rimasta delusa. Sì, come tutti i ragazzi. Penso che con il tempo uno piano piano si riprende e va avanti. Sono stata molto triste per molti giorni. Beh, nella mia vita ho dato delle delusioni e ho ricevuto delle delusioni. Non ho avuto delusioni molto... molto pesanti. Penso di aver avuto veramente poche delusioni importanti nella vita. L'amicizia è proprio il punto dove le delusioni sono la cosa che è all'ordine del giorno. Allora, le delusioni fanno parte della vita. No, delusioni non ne ho avute. Non sempre tutto può filare come noi lo vogliamo. Ciao Mucco Pallino. Ciao Mucco Pallino. Ciao Mucco Pallino from South Africa. Ciao.